Amici G di Ferro Team, anche qui all'ultima tappa di Miss Città Murata, come ben sapete, ci sono sempre le uscite di moda. Quindi, che dire Bea, le annunciamo? Le annunciamo, anche perché, come sempre, noi abbiamo già sbirciato. Noi viviamo dentro i backstage. Noi dobbiamo sbirciare prima di farvi vedere queste uscite di moda. E anche stavolta io devo dire che personalmente non mi hanno deluso. Neanche a me, gli abiti da cerimonia mi sono piaciuti veramente un sacco. Quindi secondo me troverò veramente qualcosina anche questa sera. Anche perché noi abbiamo un sacco di finali in vista. Quindi dobbiamo assolutamente fare qualche scorta di abitini. Esattamente, quindi che dire, vi lasciamo alle uscite moda di Miss Città Murata. Non mi resta altro che presentare la prossima sfilata di moda, che è un'azienda specializzata nella selezione e creazione di gioielli fatti a mano con pietre naturali, pietre senza tempo e ricche di tutta la bellezza che madre natura ci offre. Sabrina, fondatrice di Rialto e gemmologa, ama dare consigli preziosi sulle pietre migliori per valorizzare la nostra bellezza. Trovate Rialto con Sabrina, Roberta e Dennis nelle due sedi nel cuore di Asolo, in via Canova 233 e in piazza proprio dietro la fontana. Ecco a voi Rialto Asolo! E un grande applauso alle creazioni di Rialto Asolo, e chiamiamo qui la titolare Sabrina. Accogliamola appunto con un grande applauso. Sabrina, da dove nasce questa tua passione per le pietre, per i gioielli? Grazie intanto per essere qua. Comunque, nasce dall'amore per la natura e i suoi colori. Le pietre naturali sono l'essenza della natura. Ho visto che appunto tu consigli le pietre, i gioielli in base alla fisionomia. Adesso va tanto di moda l'armocromia, giusto? Quindi sono quelle cose che adesso piacciono, perché ognuno ha il proprio gioiello diverso rispetto ad altri, giusto? Bene, comunque andate a trovarla, perché si trova in via Canova 233 qui ad Asolo, in piazza proprio dietro la fontana. Ecco qua, un grande applauso, seguitela sui social, grazie Sabrina di Rialto Gioielli.
E ora non ci resta altro che proseguire con la prossima sfilata di moda. Si tratta di Stone House, che è un negozio di abbigliamento per donna, uomo e arredo casa. Vanta ben oltre 1000 metri quadrati di esposizione, la qualità degli abiti di prima scelta di vari marchi e la gentilezza del nostro personale completano il piacere di venirci a trovare. Dal 2015 l'azienda Stone House ha acquisito il marchio Chateau Bouchèdre. Giorgia crea collezioni uniche con capi 100% made in Italy, sportivi e fashion, funzionali e versatili per uomo e donna. Seguiteci nelle pagine social Facebook e Instagram per restare sempre aggiornati e a passo con tutte le novità. Passateli a trovare in negozio, aperto dal martedì al sabato in via Santa Brigida 54 a Castelmino di Resana. Buona visione con Stone House e Chateau Bouchèdre.
Stone House e Chateau Boscedro di Castelmino di Resana, e invito a venire qui vicino a me la titolare Giulia, accogliamola con un grande applauso. Queste appunto erano le proposte che potete trovare in via Santa Brigida nel loro fantastico store, andate a trovarli e soprattutto seguiteli sui social, perché ogni giorno inseriscono novità pazzesche. Adesso ci sono anche i saldi. D'altro questa sera segneremo anche la fascia di Miss Social Sponata, la ragazza che nella precedente selezione di Lille Post di lei che indossi bellissimi capi di Stone House, su Instagram taggando appunto Stone House in Miss Città Murata. Anche in questa selezione tutte le ragazze hanno avuto la possibilità di indossare un fantastico capo Stone House, o durante appunto la sfilata che avete visto o durante il servizio fotografico che si è svolto oggi pomeriggio, e la ragazza che a partire da questa sera alla prossima settimana, sabato della prossima settimana, il 27 luglio, pubblicherà più foto nei social, soprattutto Instagram, taggando sia il concorso che Stone House, potrà vincere un fantastico shooting fotografico da svolgersi presso l'azienda Stone House a Resana, un capo Stone House, naturalmente sarà fasciata con la fascia di Miss Stone House, e tra tutte le Miss Social Stone House, tramite un contest online a inizio agosto, verrà scelta quella che andrà di diritto alla finale. Quindi una possibilità in più per le ragazze che magari questa sera non riuscissero a prendere un premio.